salve fosse salve, perché il seno è così tecnico, quando abbiamo un paziente prima di età viene creato un ticket, cioè un issue, un caso che viene gestito e dovrà avere anche una registrazione in questo caso. Il caso è stato aperto in questa data, il caso è della categoria corruzione, il caso conteneva tre allegati, il caso ha iniziato in forma anonima, il caso è stato preso in carico a questo orario da questo soggetto della delegazione. Il caso, dopo 7 giorni, è stato chiuso come informazione non valida. O il caso è stato preso in carico, cioè la tipizzazione degli elementi che servono a identificare questi lavoratori che vengono chiamati di performance indicator, cioè quegli elementi quantitativi che poi una volta estratti possono essere messi su degli ottimi grafici e presentati in questi progetti, oltre che all'interno di reporting sicuramente interessanti dall'avviso post sicuramente un'altra cosa che può essere molto interessante nell'identificare all'interno di piattaforme iniziative di whistleblowing diversi KPI e questi KPI vengono gestiti chiaramente dalla piattaforma con dei click da parte dei operatori che dicevano sopra e l'estrazione anche in tempo reale in open data di questi KPI, ci potrebbe essere un estratto su questo comune di Milano ogni mese di come sta andando il sistema di anticorruzione. A quel punto l'analytics di questi dati non sarebbe neanche fatta dal comune di Milano, sarebbe fatta dal crowd interessato che ovviamente lo analizza, lo visualizza e quant'altro, per magari mi chiede ma non è che potesse aggiungere anche questo tipo di meta informazione così possiamo fare questo tipo di informazione. Tutto questo per arrivare qua abbiamo una breve sintesi di Antonio, cosa avete fatto, non quello che abbiamo fatto diciamo come attività principale, al di là dell'attività di lavoro che abbiamo raccolto di recente, tutte le attività fatte da interviste e convegni di tutti i milioni e mezzo sono 65 anni, stiamo mettendo sul sito perché la comunicazione non è ben gestita. Abbiamo fatto un primo top libero di whistleblowing, cosa significa libero significa che i codici sorgenti e rilasciato con una licenza di diritto d'autore gratuita, cioè non è necessario venire da noi e dire scusa, non è che posso utilizzare questo software, ti devo dare qualche foto, no? Ma chiunque può prendere questo software e metterlo in piedi. Il gruppo di giornalisti che confiere da Palazzo abbiamo scoperto felicemente 3 settimane fa che avevano avviato una loro iniziativa e ci hanno anche fatto la traduzione in inglese e però noi abbiamo scoperto 3 settimane dopo, questo è anche il bello dell'open source. Questo significa anche abbassare enormemente la barriera all'ingresso, perché se oggi ci sono, non so, alcune centinaia di piatti che devono fidarsi di sistemi di settore, che ha bisogno di tecnologia per implementare queste procedure, la gestione, l'estrazione dei criteri, l'interazione e quant'altro, è ovvio che se mi rivolgo a un applicativo tecnologico che mi gestisce queste procedure commerciali, la seconda volta un avviato deve acquisire deve pagare con licenza. Se invece direttamente con noi o con dei tecnologi intervieto chiunque che abbiano le competenze su questo tipo di tecnologia, perché non stiamo parlando di tecnologia per mandare lo chat solo una, lavora con questo tipo di software, il beneficio è un beneficio collettivo, perché ogni volta che c'è una nuova funzionalità, una nuova esperienza fatta in uso di una procedura di settori, questo va a beneficio di tutti gli altri soggetti che anche gratuitamente l'hanno usato. Ad oggi è già utilizzato il server di Tokyo One e Santa, principalmente da tutti i giornalismo investigativo, configurati nel web, una gestione flessibile dei contesti, quelle che sono le categorie di segnalazione e dei relativi campi di segnalazione. Gestione flessibile, perché come io dicevo prima, ci vuole un'interazione nella gestione di questi filtri elettronici che innalzano il livello qualitativo delle segnalazioni. A livelli di sicurezza configurabili, cioè si può fare un foro sempre di anche da determinare categorie solo anonime o confidenziali, permette di dare una ricevuta al segnalatore che consente di tornare e fornire ulteriormente delle informazioni, ora vediamo, sono degli screenshot che andate ovviamente con la demo, è una